Nicola Daldello, oggi super sfida contro Civitanova, una partita molto importante per l'Allianz Milano che viene da un 2021 diciamo in salita dopo due sconfitte. Dopo Trento il capitano Matteo Piano aveva detto la vera differenza non è se perdi, ma è come affronti queste tipologie di partite, queste super sfide. Come si presenta oggi Milano? Ma allora, sicuramente in crescita da quello che vedo durante la settimana. E veniamo da un momento di difficoltà, il Covid per forza di cose ci ha fatto perdere forma fisica, ritmo nel gioco. Da qualche giorno abbiamo ripreso a fare 6 contro 6, siamo molto contenti. E quindi secondo me dobbiamo rimanere concentrati sui nostri miglioramenti. L'avversario è un avversario di primo livello, Civitanova, che sta lottando ovviamente per le prime posizioni della classifica. Cosa temete di più di una squadra così forte? Steve Marr alla vigilia del match aveva detto il servizio, il muro. È una squadra che però è difficile trovare dei punti deboli. Sì, le squadre di alto livello fanno tutto bene, molto bene, o quasi. È sicuramente un ottimo banco di prova. Cosa temiamo? Non te lo so dire, un po' tutto, o forse niente, perché magari non è neanche giusto temere qualcosa degli avversari. Ti ripeto, sarà sicuramente un ottimo banco di prova perché metterà a nudo, le nostre lacune dove dobbiamo spingere in allenamento. Hai detto bene che Milano è tornata dopo il Covid, sta cercando di ritrovare il ritmo gara. Quando manca un po' di, elemento fisico, questo si può compensare con la motivazione, con l'aspetto mentale? E se sì, quanto è importante in una gara del genere la motivazione? Allora, la motivazione penso che ci sarà sicuramente perché è impossibile che non ci sia una partita così bella e importante contro Civitanova. L'aspetto mentale è fondamentale, sempre, in questi casi ancora di più, e noi quello dobbiamo averlo al 100%, non possiamo permetterci di averlo un po' più basso, insomma.